Eccoci qua in diretta, 16:34 primi e 12 secondi, in questo 10 di settembre giovedì, dagli studi di Milano di Radio 24. Oscar Genio vi saluta, vi ringrazia di ascoltarci in diretta o in podcast. Torna a ricordarvi di proporre temi, ospiti, opinioni scrivendoci alla versione di Oscar @radio24.it e direttamente a questo punto va al tema della giornata per consentirvi di intervenire chiamando l'800 24 0024 in diretta, lo sapete, e con le vostre opinioni al 349-238-6666. Il tema del giorno è relativo a quanto è avvenuto ieri alla Camera con i partiti che a stragrande maggioranza, no e 5 Stelle, astenuto SEL, tutto il resto hanno votato sì, che hanno approvato una norma per la quale 45 milioni di euro di contributo pubblico ai partiti, trattino, vi ricordo che dalla riforma intervenuta sotto il governo Letta si è deciso un regime transitorio di 4 anni in cui i contributi pubblici ai partiti diminuivano prima di passare integralmente al regime di libero sostegno fiscalmente incentivato ai partiti da parte dei cittadini e degli elettori. E hanno votato di darsi questa quota di 45 milioni pur in presenza del fatto che non era stato possibile effettuare la verifica dei loro rendiconti, perché l'organo stabilito da questa riforma del periodo transitorio del finanziamento pubblico ai partiti prima della sua scomparsa finale, e cioè una commissione apposita composta da magistrati amministrativi incaricata della verifica dei rendiconti dei partiti, non è stato in condizione di effettuarla questa verifica, perché non era stata ad essa affidata la quantità di risorse, intese come risorse specializzate umane, per effettuare la verifica dei bilanci. In presenza della mancata verifica dei loro rendiconti e di fronte al fatto che a quel punto la legge stabiliva che i soldi non potevano essere incassati dai partiti, pur in presenza di una opinione contraria dei consigli di presidenza di Camera e Senato, i partiti hanno deciso di prendersi comunque questa rata, dicendo: signori, non dipende da noi se la commissione non è stata in grado di effettuare le sue verifiche, intanto i soldi ce li prendiamo. Vi chiedo, cari ascoltatori, cosa ne pensate? Io sono rimasto, devo dire, senza parole per il semplice fatto, mi immedesimo, l'ho twittato in prima ieri, ma mi immedesimo nel giudizio che sul Corriere della Sera ha dato questa mattina Sergio Rizzo, che vi riassumo con la sua ultima frase, dicendo: ci permettiamo solo di dare un consiglio ai signori dei partiti, quando l'affluenza alle urne crollerà di nuovo, i sondaggi diranno che i cittadini non ne possono più di questi partiti, signori dei partiti, quando questo fatalmente accadrà, non date colpa a ciò che chiamate antipolitica, perché l'antipolitica siete voi, scrive Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Tra gli altri quotidiani ad aver dato grande rilievo, il più grande rilievo alla vicenda, è il Fatto Quotidiano, che ci ha aperto il giornale con un titolo che dice: il giorno delle quattro vergogne. Allora, in attesa di capire come la pensate voi, due ospiti in questa trasmissione. Nella prima parte diamo voce per capire la spiegazione dei partiti, di chi si è occupato di questa leggina. Abbiamo con noi Sergio Bocadutri, deputato del PD, che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E poi abbiamo, per capire invece che cosa sia possibile fare per chi non è d'accordo con questa leggina, è possibile impugnarla? Sappiamo che viviamo in un paese in cui non c'è la possibilità per i cittadini di adire direttamente alla Corte Costituzionale, eccetera eccetera, in altri paesi europei come in Germania c'è, da noi no. Abbiamo con noi Bruno Tinti, ex magistrato, editorialista del Fatto Quotidiano, che saluto e ringrazio, quindi grazie anche a Bruno Tinti, buon pomeriggio. Buongiorno a lei e grazie. Allora, Bocadutri, ci spiega come, pur in presenza di una mancata verifica dei bilanci, i partiti hanno deciso di procedere comunque? Allora, iniziamo dalla rata: non è 45 milioni per il 2015, ma è 25 milioni. Quindi intanto i dati
dovrebbero essere anche dati più correttamente dalla stampa. Io capisco che anche lei è caduto ovviamente nell'errore dei dati che venivano comunicati, ma intanto il dato effettivo della rata del 2015 è questa. E la comunicazione sbagliata che tutti i giornali prendono è sbagliata perché? Perché non sanno, perché considerano la rata del 2013, la dividono sostanzialmente la metà. Peccato che nel 2014 si è votato anche per le europee, ad esempio, e si è votato anche per le regionali di quest'anno, e siccome dall'entrata in vigore della legge del 2014, della legge 13, che ha convertito il decreto Letta, tutte le elezioni a venire non avevano rimborso, quindi nel 2013 c'era un residuo di rimborso di europee e di regionali, che adesso non c'è più, e quindi non è più 45 milioni e mezzo, ma appunto è 25 milioni, circa 25 milioni. Però posso dirla che siccome tutta l'informazione italiana ha questa, questa cifra... Dottor Giannino... Non dottore, ma io non sto contestando, dico solo che è nell'interesse dei partiti e delle istituzioni parlamentari data le cifre giuste. Ma infatti forse anche responsabilità di chi fa informazione, prima di che parta, diciamo, uno che spara una cifra, andare a verificare... E si può benissimo verificare dai dati e dalle gazzette ufficiali. Quindi, siccome è una cosa, io ci sono pronto a scommettere una pizza con chiunque. No, ma si figuri. Allora, sono intanto 25, la rata è di 25. Perché nel 2008 parlò molto bene di me, Mari, non te lo ricordo. Me lo ricordo, a prescindere da questo. Quindi, il problema è, benissimo, 25 allora, torniamo, e non 45. Però la verifica non c'era stata. Nel 2014... Nel giugno noi abbiamo consegnato il bilancio 2013 corredato alla certificazione da parte di società di revisione iscritta alla Consob. Okay. Ad ottobre 2014 la commissione di controllo si dimette in blocco senza esplicitare formalmente il motivo, che era quello di una propria interpretazione della norma che verrà fatta dalla successiva. Che succede? Che a marzo 2015, esatto, dopo che i presidenti e le camere hanno sollecitato le magistrature, finalmente si arriva a fare una nuova commissione. E sostanzialmente soltanto nel mese di aprile del 2015, quindi sostanzialmente un anno dopo che c'è il bilancio dei depositati, si interpreta che il controllo della verifica e la conformità delle spese effettivamente sostenute con la documentazione prodotta proprio delle stesse non è eventuale su un problema come si può interpretare, perché c'è scritto, la legge dice, nello svolgimento delle proprie attività la commissione effettua il controllo anche verificando. Per noi anche verificando era laddove c'è un problema vado più a fondo, loro decidono invece che è necessario a prescindere. Sì. Noi quindi un anno dopo ci dicono questo, noi provvediamo a consegnare, il PD ha consegnato 127 faldoni del 2013 alla commissione, la commissione si rende conto, situazione telegrafica, e dico ma noi in due mesi non ce la facciamo a guardarli, esatto. Se l'avessero detto nel 2014. E di qua il problema delle insufficienti risorse. Se l'avessero detto nel 2014, forse diciamo in un anno i bilanci si verificavano, anche nella modalità che dicevano loro. A questo punto cosa accade? La legge cosa fa sostanzialmente? Dice sostanzialmente che il controllo va fatto e che sostanzialmente... Per questo esercizio sostanzialmente del 2013 e il 2014, perché intanto che arrivino la Corte dei Conti, questo controllo sui documenti non si fa, e si fa in modo eventuale, cioè se c'è un problema venite a pescare i documenti, per il resto invece c'è è tutto appuntato su questo anche che lei cita nella norma. Aspetti un secondo però. Lei capisce che dal punto di vista dei cittadini, degli elettori, dei contribuenti, che la commissione subentrata alla prima volesse fare un controllo più scrupoloso, beh, io credo che nessuno si senta di dire che in questo eccedeva rispetto alla lettera della legge, mentre invece mi pare di aver capito che poiché i partiti dicono no, quell'anche era una cosa ulteriore rispetto a un controllo che tu dovevi fare ictu oculi senza approfondire troppo. No, perché altrimenti... Tant'è vero che noi per il futuro non abbiamo detto che si interpreta così. L'abbiamo detto, siccome c'è una situazione di emergenza oggi, se ce l'avesse detto un anno prima non avremmo avuto problemi. Ma adesso che cosa facciamo? Praticamente voi, dopo un anno vi tenete i bilanci, non ci chiedete nulla, vi svegliate, ci dite questa cosa, a questo punto vi chiediamo appunto di posticipare questa cosa, perché altrimenti noi non abbiamo la rata e i nostri fornitori, i nostri dipendenti, c'è un problema. Noi abbiamo fatto i conti sul fatto che c'era un decalage,
Lo so, però in sostanza la verifica non c'è stata e i soldi ve li prendete. No, la verifica si farà, perché se loro vogliono vedere qualche cosa che non va bene vanno a prendere anche i documenti e lo possono fare, tra l'altro sono già in loro possesso. E ricordo ancora una volta che i bilanci sono stati verificati da una società di revisione di quelle iscritte alla Consob. Ma no, ma quelle sono i revisori scelti da ogni partito, è un conto, altro conto è per il denaro pubblico, secondo la legge approvata nel periodo transitorio, le verifiche della commissione. Sono ovviamente due livelli distinti, come sa, come ovvio, nel senso che anche le società hanno il bilancio con i propri revisori, sindaci eccetera, poi ci sono degli obblighi a seconda che siano quotate o meno verso la Consob e così via, cioè ci sono diversi distinti e per fortuna livelli di controllo previsti. Non stiamo parlando di revisori però. Certo, stiamo parlando della certificazione. No, no, ma si figuri. Lei lo sa, perché quando arriva in revisione a fare una serie è come avere la finanza dentro, guarda tutto, non è i revisori, è una stessa, però lei si sente di dire che quindi quello che ho scritto io ieri, quello che oggi c'è molto più autorevolmente sul Corriere della Sera con Sergio Rizzo, sono giudizi infondati rispetto a chi vi dice che vi siete messi in pessima luce di fronte ai cittadini. Assolutamente, ma il problema è che poi anche qui basterebbe appunto andare a vedere, come si tratta anche di dettagli molto tecnici, e quando si tratta di bilanci, francamente, purtroppo insomma, per necessità, la tecnica è necessaria, qui siamo di fronte a un fatto che comunque la commissione, dato che il cosiddetto comma 4 non è stato cancellato, che dice la commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità della legge secondo di cui è l'articolo 8 eccetera eccetera, nonché l'ottemperanza a disposizioni della presente legge, che significa che quindi se c'è un problema, quindi non è che fa un controllo a campione o su tutto. Se c'è un problema chiede il documento, ma a differenza però è stato che il documento già ce l'ha. I partiti volevano. Noi abbiamo, ripeto, abbiamo comunque depositato in ottemperanza anche la richiesta. Benissimo. Allora, diciamo che i partiti hanno dato un'interpretazione delle modalità della verifica sui loro rendiconti diverse da quelle che secondo me sostanzialmente la commissione non sbagliava a dare. Però questa è una mia opinione personale.